forze, con la dedizione, con lo sforzo, con l'intelligenza. Ho ringraziato il gruppo dirigente e gli allenatori, insomma è veramente una squadra in senso ampio che porta la città di Salerno agli onori della cronaca sportiva. Ho manifestato la mia gratitudine e quella della città tutta intera per questo splendido successo che io sono certo si rinnoverà anche negli anni a venire. È un gruppo formidabile, belle a vedersi come avete visto, e di una grande forza di coesione che li unisce e le porta alla vittoria. La guardiania è qualcosa che non compete in comune naturalmente, io non faccio gioco dello scarico delle responsabilità. Devo verificare, mi pare che il sistema delle armi era stato aggiornato e verificato, stamattina stesso cerco di capire, ma purtroppo ci troviamo in una situazione incresciosa ed allarmante, perché sono dei piccoli atti di sabotaggio che però ci lasciano inquieti, ci lasciano pensosi, ci lasciano preoccupati, perché come dire, combattere contro questa polverizzazione del peppismo, del malaffare diventa veramente complicato. Ne parlerò di nuovo con il questore e vedremo quanto possiamo fare e quanto nelle nostre mani possibilità. Diciamo, soprattutto quando ti presenti al cospetto di una squadra vincente, di un progetto vincente, perché dietro una squadra vincente c'è un progetto vincente, e questo è un progetto vincente, che viene da lontano, non puoi non prendere atto. Il ruolo di amministratore non ti rende avulso da quella che è la realtà, non è che vivi in un altro paese, non sei un marziano, è la verità è che quando hai un impianto stabile puoi programmare, puoi fare delle scelte, puoi venire da lontano, puoi investire sul settore giovanile, puoi fare una serie di cose insomma che probabilmente la precarietà non ti consente. E la partita si gioca tutta quanta là. E questo è l'argomento sul quale dopo il primo anno di legislatura, insomma ci siamo messi per la strada, ora bisogna effettivamente programmare per qualcosa di definitivo e soprattutto per rimettere in sesto e in maniera più, come dire, più gestibile per le società quello che c'è, perché bisogna necessariamente consentire alle eccellenze di migliorare e alle non eccellenze di diventare eccellenze. La sfida è tutta quanta là e là dobbiamo lavorare. La vostra squadra è superata, formidabile. Quindi ne ringraziamo ancora una volta, vi abbraccio e quindi naturalmente la nostra gratitudine è una fine. Devo complimentarmi soprattutto con voi che ce l'avete tutta, siete delle atlete prestigiose, che riescono soprattutto a fare un gioco di squadra, che poi è la cosa più bella che ci possa essere. Entrare in sintonia tra di voi, fare tutto un gruppo, una sola persona, come se fosse una sola donna, credo che sia una cosa fondamentale. Anche a livello europeo. Perché è importante, perché diciamo dal coronamento di una fase iniziale dove abbiamo giocato benissimo con tutte le vittorie della prima fase, 26 vittorie su 26 partite, quindi insomma ci è sembrato giusto coronare, seppur in maniera, come dire, sudata, questo campionato con la vittoria dello scudetto che ritorna a Salerno dopo 3 anni, cioè questo dopo 3 campionati. Ora diciamo in parte ci godiamo la gioia di questo successo, però fondamentalmente adesso si sta già lavorando, perché da qui a un mese e mezzo, a parte insomma la parte del settore giovanile che è ancora infinita, ma da qui a un mese e mezzo si ritornerà ai nastri di partenza per la preparazione per il nuovo campionato.